Benvenuti ragazzi, nuova emulazione tattica da parte del vostro Magico Monta. E parliamo del Monza di Raffaele Palladino. Nuova, o meglio, l'anno scorso era una nuova intuizione del duo Galliani e del compianto Silvio Berlusconi. Prima di passare all'analisi tattica e alla creazione dell'emulazione tattica, piccola solita premessa sul download. Che non troverete un link non diretto di Mediafire, è un link tranquillissimo, nessuno spam, nessun abbonamento, nessun virus, niente, è solo un riindirizzamento al canale YouTube dove basterà iscriversi e si sbloccherà il classico download diretto gratuito, così come l'iscrizione, quindi tutto gratuito, del download da Mediafire della Tattica. Detto questo, passiamo all'analisi. Eccoci qua alla nostra analisi tattica che trovate sul mio sito magicomontafootballmanager.it. Quando il 19 settembre 2023 venne scelto per allenare il Monza, passando dalla primavera alla prima squadra, nessuno credeva a lui. E invece il duo Galliani-Berlusconi pescò l'ennesimo asso nella manica, dimostrando tutta la loro lungimiranza nel mondo del calcio. Raffaele Palladino ereditò la squadra Brianzola all'ultimo posto, con un solo punto in classifica, la condusse ad una salvezza tranquilla, chiudendo all'undicesimo posto il primo storico campionato di Serie A, sia per lui che per il Monza. Quello che più ha stupito però non è il risultato, ma il modo. La squadra ha mostrato un calcio propositivo e fatto di combinazioni strette e ben sviluppate, assimilate in maniera veloce dai giocatori. Analizziamo quindi il Monza di Raffaele Palladino e ricreiamo insieme l'emulazione tattica e il Football Manager 24. Costruzione. La costruzione del Monza è prevalentemente bassa. La squadra di Palladino si schiera con un 4 più 2, dove un braccetto e un quarto diventano i terzi. La maggior parte delle volte il gioco si sviluppa verso il braccetto, questo poiché è molto probabile che si crei superiorità in ampiezza, dato che quest'ultima sarà occupata da tre uomini, braccetto, quarto e trequartista, con l'appoggio del centrocampista in zona palla. In costruzione, inoltre, è possibile vedere un principio chiave del gioco del Monza, ovvero quando un centrocampista viene a giocare dentro la linea per permettere ad un braccetto di salire. Questo principio è molto utilizzato nello sviluppo, infatti lo vedremo dopo. Qui vediamo un'immagine della costruzione con il 4 più 2. Sviluppo. Come anticipato prima, lo sviluppo del Monza è abbastanza articolato e non sempre prevedibile. Questo perché le zone del campo sono occupate da giocatori sempre diversi. Una volta superata la prima pressione avversaria, uno dei due centrocampisti si inserisce nella linea difensiva per permettere ad un braccetto di salire. Quest'ultimo è quasi sempre il sinistro. Il gioco, proprio per questo motivo, si sviluppa principalmente sulle fasce, ma la squadra ha un ottimo palleggio e riesce a far girare bene il pallone in tutto il campo. L'obiettivo è quello di occupare gli half space e l'ampiezza con almeno tre uomini, indipendentemente da chi siano. Qui vediamo un braccetto, che addirittura qui lo troviamo al braccetto destro, al limite dell'area. Di qua troviamo il braccetto avanti, come dicevamo prima, con il centrocampista in copertura, che diventa in pratica il terzo difensore. E di qua vediamo le catene laterali formate da quattro uomini, braccetto, centrocampista, uomo dietro, uno dei due uomini dietro le punte di parte e il terzino. L'azione del Monza si sviluppano prevalentemente in ampiezza, per questo è molto importante la gestione delle catene laterali. Queste sono formate da braccetto esterno e trequartista, ma come detto prima, il Monza è una squadra che non dà molto peso ai ruoli, quindi è probabile che la punta o centrocampista possano far parte delle catene laterali. Una costante sono i tagli del quarto. Per la squadra di Palladino è molto importante creare densità di uomini in zona palla, come abbiamo visto nell'immagine qui di sopra. Ben quattro uomini vicino al pallone, soprattutto sulle fasce. Questo implica che l'area avversaria non sempre sia ben riempita all'interno, ma con un buon numero di uomini al limite. Per questo motivo la squadra Brianzola utilizza molto spesso i cutback. Infatti qui sotto vediamo nello sviluppo tutti al limite dell'area, pronti ad inserirsi, ma nessuno per il momento in area di rigore. Finalizzazione. L'attacco alla linea avversaria avviene in molti modi, quindi i principali sono sicuramente le triangolazioni, le sovrapposizioni e i cutback, di cui gli uomini delle catene laterali ne sono i protagonisti. Non mancano i dribbling, grazie a giocatori di qualità. Questa è un'altra soluzione utilizzata per superare la difesa. Qui vediamo un esempio della punta che viene a giocare per l'inserimento degli altri dei compagni. Di qua
un'alta finalizzazione con la punta, come abbiamo detto anche prima, che si allarga sull'esterno per lasciare spazio ai cutback, cioè agli inserimenti interni in area di rigore. Fase di non possesso. Fase di non possesso della squadra di Paladino parte dai 3 uomini offensivi che pressano costruzione avversaria sin dalla nascita, chiudendo tutte le linee di passaggio interne, forzando la giocata verso l'esterno. Superata questa prima pressione, i Brianzoli si schierano con un 5-3-2 o 5-4-1 in base alla posizione di uno dei due trequartisti. Qui vediamo la pressione alta del Monza, chiudere tutte le linee di passaggio eccetto le esterne. E qui vediamo in questo caso il 5-4-1 o 5-3-2, vedete, una posizione un po' ibrida di uno dei due trequartisti, mentre l'altro si va a allineare ai due centrocampisti. Detto questo, passiamo adesso ad analizzare e creare la tattica del Football Manager 24. Tattica, come detto, è un 3-4-2-1 con stile tattico Gegenpress, cioè grande pressing come abbiamo detto, praticamente il Monza ha quasi un calcio totale. Il calcio totale può essere abbinato molto vicino al gegenpress, chiamiamolo. Diciamo. Quindi, poi, comunque, come detto, il Monza cerca di pressare alto per cercare subito il recupero del pallone. La mentalità è positiva, perché abbiamo detto è un calcio propositivo. In fase di possesso l'ampiezza è abbastanza stretta. Ci penseranno i terzini e comunque le nostre impostazioni personali a dare l'ampiezza. Si gioca la palla negli spazi partendo palla a terra della difesa e concentrandoci sulle fasce con sovrapposizioni. Lo stile di passaggio è corto con un ritmo leggermente più alto. I cross sono bassi cercando di portare il pallone in area di rigore, cioè aspettando il momento giusto che si crei il varco, giusto appunto. Affrontando la difesa palla al piede, perché abbiamo detto comunque i dribbling ne fanno parte di questa tattica, e la libertà di inventare più creativa, perché appunto si cerca anche l'opzione personale e poi c'è molta mobilità in campo. Transizione, pressing a tutto campo e contropiede con i passaggi del portiere centrale difensivi, la difesa è più alta con un pressing altissimo così come l'intensità, impedendo i passaggi al portiere, facendo il fuorigioco e indirizzando sui lati. Questa è bene o male l'impostazione di un po' tutte le squadre, specialmente le Gegenpress. Passiamo ai nostri ruoli. Il portiere è un portiere libero, cioè che partecipa alla costruzione. Difensore centrale classico in copertura, poi abbiamo i due braccetti, quella a sinistra, come abbiamo detto, più sfruttato e quindi su tacco, con impostazioni ovviamente classiche. Gli esterni sono due esterni di tacco, tant'è che da una parte ci gioca Churria, che sarebbe addirittura un centrocampista barra trequartista alto, i quali li andiamo a dare di dribblare di più e correre più rischi per entrambi. Centrocampisti sono un centrocampista fisico e di inserimento, cioè un CCQ, e un regista arretrato, cioè colui che deve venire incontro per creare il 4 più 2 e che deve anche andare a prendere il posto del braccetto che va a salire. Quindi abbiamo un regista e un CCQ. Dietro le punte abbiamo un centrocampista centrale offensivo attacco, Colpani, il quale abbiamo detto di allargare il gioco muovendosi negli spazi e libertà di movimento, correndo più rischi e tirando di più. Perché centrocampista offensivo e attacco? Il suo ruolo richiede tecniche e mentali eccellenti, ha il compito di creare occasioni per sé e per gli altri nella tre parti avversaria. Prima i difensori possono fermarlo con il pressing. Compiti d'attacco cercherà di creare opportunità da rete per i compagni, portandosi poi egli stesso in area di rigore. Quindi perfetto per Colpani. L'altro è un attaccante di supporto, per quale anche lui gli diciamo di stare più largo con libertà di movimento e allargare il gioco. Davanti abbiamo una seconda punta, al quale gli diamo libertà di movimento, perché seconda punta, abbiamo detto prima, cioè, difficilmente sta in area di rigore, partecipa molto alla manovra, spazia per tutto il fronte d'attacco, infatti l'abbiamo dato anche una libertà di movimento, e infatti il suo ruolo è quello di collegare attacco e centrocampo, mira ad inserirsi in profondità negli spazi, tenere il pallone e quindi servire passaggi di raccordo ai compagni.
Perfetto, lo abbiamo detto prima nell'analisi tattica. Alimenta il fraseggio indietro verso i centrocampisti o allargando verso le fasce. Se ha tempo di girarsi, dialogando con i compagni di reparto. Con compiti di supporto cercherà di coinvolgere i compagni prima di attaccare l'area partendo da lontano. Quindi è il ruolo perfetto per la nostra tattica di palladino. Passiamo adesso a vedere qualche video, qualche partita per vedere appunto come gioca. Oltre alle immagini e alla spiegazione, guardiamo un po' anche di immagini. Mettiamoci come sempre da bordo campo per vedere meglio i movimenti. Rivediamo il fraseggio dalle retrovie, di quale, come detto, ne fa parte anche il portiere. Si continua il fraseggio allargando sulla fascia destra. Con Ciurria che spinge l'attaccante, scusate, il centrocampista offensivo, cioè l'uomo di tre punte, che viene a creare la catena sulla sinistra, poi conquista questa punizione. Fase di non possesso, difesa a 5, come detto. Palla recuperata qui dal nostro portiere. Costruzione, eccola qua, il 4 più 2, come abbiamo detto, con un poi l'uomo di tre punte che viene a allearsi al centrocampista e i due attaccanti per il momento che restano avanti. Si va sul lato sinistro, vedete il nostro attaccante di supporto, di sostegno, cioè il nostro altro uomo sul lato sinistro dietro la punta che viene a scambiare sulla fascia, scambiando con l'altro centrocampista offensivo e il braccetto. Qui vedete un'immagine di Caldirola, c'è cioè braccetto avanti e il centrocampista che in questo momento ha preso il suo posto. Caldirola poi va al lancio per l'inserimento del centrocampista che non è andato a buon fine. Poi ancora un passaggio in profondità per la nostra punta che col pressing recupera palla, si allarga lasciando lo spazio all'inserimento dell'attaccante di sostegno che va alla conclusione sparando addosso al portiere. Angolo, mi diciamo sempre, non ci interessa per vedere le nostre analisi. Ancora, gli uomini sulle catene, sulle fasce, poi via via che si viene al centro, ci spostiamo, tutti gli uomini si spostano da quest'altra parte, Ciurria qui sbaglia lo stop, però vedete, si perde il pallone, ma si resta alti in pressione, cercando subito di recuperarlo. Il braccetto molto alto, come avete visto, in pressione. Questo è anche grazie al fatto che l'abbiamo inserito su attacco. Recupera il pallone, parte in contropiede, scambia con l'attaccante di supporto Carboni, che va in gol. Qui la nostra squadra è in fase di non possesso. Nella nostra metà campo, schierati con un 5-4-1, 5-3-2, in base al movimento elastico, a uscire e a rientrare di uno dei nostri due trequartisti. E poi si va a recuperare palla. Si serve centralmente l'attaccante che è venuto incontro, mentre i due trequartisti hanno subito attaccato la profondità. Grande intuizione di Dani Mota. Per Carboni, che davanti al portiere non sbaglia. Altra rapida ripartenza, una volta recuperato il pallone, della squadra di Palladino. Una volta un recupero palla per l'attaccante che lascia scorrere sempre per il nostro trequartista e questa volta perde palla, poi si ritorna in possesso palla forzando ancora sulla fascia, ritornando centralmente, qui addirittura è, come vedete, il braccetto d'Ambrosio
ad andare alla conclusione. Una volta qui, quello abbiamo visto prima, praticamente tutti fuori area in attesa del passaggio sull'esterno per poi buttarsi tutti dentro in area di rigore. Qui Kirakopoulos aveva sbagliato lo stop, la palla arriva addirittura al braccetto, che avete visto molto avanzato. Vedete qui, palla arriva al braccetto che era in questo momento al limite dell'area. Si porta in area di rigore, va alla conclusione e segna addirittura il nostro braccetto Caldirola. Quindi, ragazzi, quello che dovevamo vedere, tra virgolette, velocemente, abbiamo visto, e adesso passiamo a vedere i risultati della tattica provata, come dico sempre, come provo le tattiche, mai con la gestione della squadra, nel senso gioco le partite, ma non c'è gestione del mercato, non c'è gestione degli allenamenti, non c'è gestione del turnover, non c'è gestione dell'infelicità, eccetera. Solo prova tattica, a prescindere di come va la partita, non cambio mai. Partiamo passando il turno con Cittadella, poi vinciamo le prime partite addirittura 6-0 con Lecce 2-0 con la Fiorentina, poi perdiamo con il Napoli 3-0. Diciamo con il Genoa, perdiamo con la Lazio, pareggiando con Frosinone e Sassuolo. Poi ripartiamo bene il mese di novembre, eliminando il Modena in Coppa Italia, Salernitana 4-0, 1-0 con l'Atalanta, pareggiamo con l'Udinese. Poi vinciamo 2-0 la Roma, 3-0 in Coppa Italia con la Fiorentina, 1-0 con Juventus e 2-1 con l'Inter. Poi pareggiamo col Torino, perdiamo con Milan e Bologna. Poi vinciamo con Cagliari, altri risultati utili consecutivi, addirittura eliminiamo il Milan ai supplementari in Coppa Italia, quarti di finale. Poi ancora vittoria, addirittura 5-0 in Napoli, 2-1 con la Lazio, ancora risultati utili consecutivi. Semifinale di Coppa Italia, dove eliminiamo l'Atalanta vincendo 2-0 fuori casa, poi 3-3 in casa. Nel mezzo ancora vittoria con l'Atalanta, poi sconfitte però con Roma e Juventus. Pareggiamo con l'Inter e vinciamo con il Torino, perdiamo la finale, ahimè, di Coppa Italia con la Roma. Tanto di cappello per esserci arrivati. Poi perdiamo l'ultima partita, la penultima partita di Serie A con il Milan e vinciamo l'ultima con il Monza, il che significa che concludiamo al secondo posto in classifica con il Monza Brianza, con 23 vittorie, 7 pareggi e 8 sconfitte. 85 gol fatti, 49 subiti, che significa anche secondo miglior attacco, settimi come tiri subiti, quinti come tiri effettuati. Clean sheet, non ci siamo, la difesa non è la nostra forza, così come non lo è del vero Monza. Possesso palla invece siamo con il 53%. Per quanto riguarda i gol, troviamo il nostro primo Colpani con 14 e Valentin Carboni con 13, quindi i nostri due uomini dietro la punta, a dimostrazione appunto degli inserimenti che diciamo sempre. Per gli assist, i nostri terzini, Ciurria 12, Kirakopoulos 10 e poi il nostro centrocampista Pessina con 10. In Coppa Italia, dove siamo arrivati in finale, dove abbiamo perso con la Roma, siamo la squadra che ha segnato di più con 12 gol in 7 partite, addirittura qui però i clean sheet sono ben 5 in 7 partite. Squadra che ha driblato di più siamo sempre noi. Per quanto riguarda i giocatori, qui, per quanto riguarda quindi iniziamo dal primo, che è il Dundee in Scozia. Come vedete, la tattica è quella di Palladino. Questi i risultati visti velocemente, dove arriviamo in finale di Via Play Cup, cioè la Coppa di Scozia, dove perdiamo solo in finale con il Celtic, quindi raggiungiamo la finale di una delle coppe di Scozia, mentre nell'altra coppa di Scozia usciamo al quinto turno dopo aver eliminato però il Celtic 1-0. Mentre in Premiership, cioè la Serie A scozzese, arriviamo al gruppo scudetto al terzo posto e concludiamo proprio questa classifica al terzo posto, qualificandosi con il Dundee senza mercato, senza niente. Vedete, la tattica è base. Questi sono gli acquisti al 31 luglio, quindi fatti dal gioco, cioè quelli della realtà.
non c'è stato mercato in entrata, niente, questa è la tattica, i giocatori, questi sono i giocatori che vedete, competizione, come detto, siamo arrivati terzi, farvi capire la squadra, che tipo di squadra era. Era data 251 e questa quota è stata anche migliorata dal nostro campionato, perché potete tranquillamente iniziare voi in campionato in Scozia e vedere quale posizione, visto che ci avete fatto caso, quando andate a prendere la squadra, vi dice, aggiungere l'allenatore, vi dice la posizione prevista, pronosticata per il gioco, e era all'ultimo posto, praticamente al dodicesimo posto. Quindi abbiamo concluso al terzo posto con la squadra data ultima per l'IA del gioco, praticamente. Per vedere anche qualche statistica, abbiamo chiuso con il terzo miglior attacco, cioè con 80 gol e 12 clean sheet, quindi settima miglior difesa. Per i giocatori abbiamo come cannoniere Cameron al sesto posto con 14 gol e poi Owen Beck con 13 gol. E Robertson, no, scusate, per gli assist invece Mullingham è il capo assistman con 20 e poi c'è anche in questa classifica qui Owen Beck con 11. Quindi buona prestazione. Per quanto riguarda le prestazioni generali, sempre Cameron ha chiuso con 16 gol e 5 assist, Owen Beck 14-13, Robinson la punta 13-3, il terzino, mi fa capire anche qui molto similare di là, 11 gol e 23 assist, anche Owen Beck e l'altro terzino sinistro 14 gol e 13 assist, che sono anche i due nostri migliori assistmen. Passiamo a vedere quell'altra di squadra. L'altra squadra è il Panserraikos, squadra che io non sapevo nemmeno dell'esistenza. Squadra greca pronosticata per i media al decimo posto con 501, nonostante anche qui sia migliorata grazie alla nostra performance in campionato, perché anche qui, come detto prima, potete andare a guardare il pronostico dell'IA quando prendete la squadra, era data 14esima, cioè ultima. E invece chiudiamo al quarto posto dietro a AEK Atene, Olympiakos e Panathinaikos, a soli 6 punti da Panathinaikos. Quindi nel gruppo scudetto ci siamo andati a giocare con il Panathinaikos, poi il gruppo scudetto non è andato benissimo. Arrivati a fine stagione un po' cotti, perdendo le ultime partite, ma perché eravamo andati molto molto bene prima, arrivando fino ai quarti di finale anche della Coppa di Grecia, dove abbiamo perso con l'Olympiakos. Quindi abbiamo raggiunto la Conference League con il Panserraikos. Chiudendo anche di statistiche, al terzo posto nel miglior attacco con 66 gol, settimo posto per clean sheet e per gol subiti, siamo all'undicesimo posto. Per quanto riguarda i giocatori, abbiamo Matias Thomas, questa è la sua scheda, nemmeno un fenomeno, al quarto posto con 12 gol. Per gli assist abbiamo sempre Matias Thomas con 9. Per quanto riguarda i risultati generali, abbiamo Matias Thomas, appunto, 15 gol e 9 assist, 11 gol per l'attaccante Alexis e 2 assist, 8 gol per questo centrocampista di nome impronunciabile, direi. Poi Colombino 5-3 e così via. Per gli assist 9, anche gli altri terzini che si sono alternati. Quindi anche qui i miglior assistmen sono i terzini. Quindi, ragazzi, detto questo, io vi saluto per quanto riguarda la versione del Monza di Palladino in italiano, e passiamo a farvi vedere brevemente i ruoli in inglese, e mentre per l'analisi vi rimando a leggervela in inglese sul mio sito, che trovate nel link in descrizione. Detto questo, ragazzi, vi saluto,
Vi mando un abbraccio e vi ringrazio, come sempre, del sostegno che mi date. This is the tactic. This is the instruction player. This is the competition. Thank you very much.